Fantomas, che è considerato il primo eroe nero, il primo cattivo della narrativa, nasce nel 1911. Castelli, che è il creatore di Martin Mister, è un discreto appassionato di Fantomas, per cui ha scritto un libro per raccontare questo personaggio. E quindi in occasione di Cartoomix abbiamo realizzato questa mostra che racconta come Fantomas è passato dalla letteratura al cinema, al fumetto e a tutti gli altri media. Negli anni 60-70 diventa protagonista di una serie di film con Louis de Funès, quindi dove Fantomas diventa una sorta di anti-Bond, perché ha la macchina volante e ha tutta una serie di gadget che lo fanno avvicinare a James Bond. Però rimane sempre un cattivo, talmente cattivo da essere quasi estremo. Cioè, a lui i suoi autori hanno attribuito l'affondamento del gigante, che cos'è? Che non è nient'altro che una trasposizione nella fiction del Titanic. È stato il punto di partenza per Diabolik, perché raccontano le sorelle Angela e Luciana Giussani che per ispirarsi, che l'idea di Diabolik gli sia venuta trovando su un treno delle Nord una vecchia copia di Fantomas. Di Diabolik si parla di un film ormai da una decina di anni, penso siano state scritte almeno 5-6 sceneggiature del film di Diabolik. Si parlava ad esempio anche di Vincent Cassel come Diabolik. Diciamo che a novembre, penso, quasi sicuramente verrà presentato il primo di una serie di telefilm dedicati a Diabolik.